insieme a Sant'Antonio Abate, sono i santi monaci nel deserto, nel quale noi vediamo insieme a San Benedetto l'ideale monastico. L'ideale monastico dei monaci d'Occidente che ebbe grande inizio con l'esperienza di San Benedetto. San Macario il Grande o l'Egiziano, da non confondersi con San Macario d'Alessandria, è colui che ha dato grande ispirazione monastica a quella che è tutta la regola di San Benedetto. Attraverso questa figura noi vogliamo dare un senso all'esperienza monastica. I monaci sono coloro che sono chiamati contemplativi nell'azione. Cosa significa essere oggi contemplativi nell'azione? Questa definizione è del santo Paolo VI, che noi come Chiesa abbiamo visto agli onori degli altari nel mese di ottobre dell'anno 2018. Il Signore, attraverso queste sante figure, ci ha dato l'esempio affinché nella nostra vita splenda come segno e testimonianza di quello che è il messaggio evangelico di oggi. Andate, predicate in tutto il mondo. La parola di Dio, la regola che attraverso la contemplazione si fa fulgida stella per il cammino della vita quotidiana.